Allora, buongiorno a tutti. Saluto e ringrazio anche a nome del sindaco, l'autorità, il prefetto, il presidente della provincia, l'ANPI, l'ISDEL e tutti voi siete qui presenti per questo importante momento. Come ben sapete, il 27 gennaio si celebra il giorno della memoria per commemorare le vittime della Shoah, il ricordo del giorno in cui nel 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Vorrei aprire il mio intervento citando una frase di Mario Rigoni Stern: la memoria è necessaria, dobbiamo ricordare, perché le cose che si dimenticano possono ritornare, è il testamento che ci ha lasciato Primo Levi. Primo Levi ha sottolineato che se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. E credo che questa conoscenza debba iniziare proprio da qui, dalle tre pietre di inciampo davanti all'ingresso del nostro comune, che testimoniano il sacrificio dei tre martiri di questa età: Albo Bellucci, Italo Ragni e Giuseppe Scopitani. Partire dal ricordo di loro e di tutte le vittime di quella che è stata una delle pagine più terribili della storia del Novecento. Penso che rappresenti il significato profondo di questa giornata, da cui trarre insegnamenti indispensabili da trasmettere ai nostri ragazzi. Non c'è retorica, non c'è eccesso quando si affrontano certi temi, soprattutto alla luce delle stragi a cui stiamo assistendo ancora oggi. Riflettere, dunque, sul passato per costruire un futuro migliore, basato sul rispetto, sulla dignità, sull'inclusione, sul dialogo, sull'ascolto. La nostra Costituzione e la Carta dei diritti universali dell'uomo siano il punto di riferimento per una società che rispetti i diritti e la libertà a tutti. Il 27 gennaio non deve essere solo una celebrazione, ma anche e soprattutto uno stimolo a studiare e capire il passato, affinché niente di simile possa ripetersi. Non fermiamoci all'indignazione e alla condanna della violenza, che pure sono imprescindibili. Questa ottica è fondamentale contribuire sia come istituzioni, sia come cittadini a creare una memoria collettiva che offra punti di riferimento e valori per tutta la comunità, con attenzione particolare ai giovani che potrebbero collocare l'olocausto in un passato remoto, ma che tale non è, come i recenti fatti di attualità evidenziano. Il giorno della memoria ci riguarda tutti e ci impone di non abbassare mai la guardia, ricordare per non dimenticare, non disperdere quel patrimonio di testimonianza, che purtroppo ha sempre meno voci che possono raccontarlo in maniera diretta. Oggi rendiamo omaggio alle vittime, a chi ha messo in pericolo la propria vita per salvarne altre, ai sopravvissuti e alle loro famiglie. E per tutti loro che dobbiamo impegnarci ogni giorno per raccontare, tramandare e tenere viva l'attenzione su un tema così importante, una sfida che non possiamo permetterci di perdere. Grazie a tutti. Chiudo qui davanti alle tre pietre di inciampo per ricordare altrettanti grossi deportati nei campi di sterminio, Albo Bellucci, Italo Ragni e Giuseppe Scopetani. A loro, ai milioni di ebrei uccidati dai nazisti, alle tante vittime del nazifascismo, volge il nostro pensiero. Grazie. A tutti i presenti va il saluto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ben conoscendo il forte coinvolgimento emotivo che segna tutti i partecipanti. È triste, ma doveroso rammentarlo agli altri e a noi stessi. Il primo esperimento europeo di soffocazione del movimento operaio e di sabotaggio della democrazia è nato in Italia. È il fascismo, scatenato dalla crisi del primo dopoguerra, dal mito della vittoria mutilata ed alimentato da antiche miserie e colpe. E dal fascismo nasce un delirio che si estenderà, il culto dell'uomo provvidenziale. La maggior parte fra noi erano ebrei provenienti da tutte le città italiane, ed anche ebrei stranieri, polacchi, ungheresi, jugoslavi, cechi, tedeschi, che nell'Italia fascista, costretta all'antisemitismo dalle leggi di Mussolini, avevano incontrato la benevolenza e la civile ospitalità del popolo italiano. Erano ricchi ed erano poveri, uomini e donne, sani e malati. C'erano bambini tra noi, molti, e c'erano vecchi alle soglie della morte. Ma tutti siamo stati caricati come merci sui vagoni e la nostra sorte, la sorte di chi varcava i cancelli di Auschwitz, è stata la stessa per tutti. Non era mai successo, neppure nei secoli più oscuri, che si sterminassero esseri umani a milioni come insetti dannosi, che si mandassero a morte i bambini e i moribondi. È impossibile non avere un sussulto ascoltando la testimonianza di Primo Levi, il più abominevole dei crimini per gravità e per dimensione, ovvero il genocidio di milioni di persone innocenti
commesso a metà del secolo nel cuore della civile Europa, dove già da molto tempo gli ideali di libertà, di rispetto dei diritti dell'uomo, di tolleranza, di fratellanza, di democrazia si erano diffusi e venivano proclamati e praticati. I cancelli di Auschwitz e degli altri campi di smistamento, concentramento e di sterminio si sono spalancati su un abisso oltre ogni immaginazione. Un orrore assoluto, ideato e realizzato in nome di ideologie fondate sul mito della razza, dell'odio, del fanatismo, della prevaricazione, che ha finito per inghiottire milioni di ebrei, rom, sinti, omosessuali, dissidenti, disabili ed internati militari, con la complicità di migliaia di silenziosi conniventi e la responsabilità diretta di volenterosi carnefici, detentori per denaro, per invidia o per semplice conformismo, dei cacciatori di ebrei, degli assassini e degli ideologi del razzismo. Non c'è torto maggiore che si possa commettere nei confronti della memoria delle vittime che tramutare queste occasioni di dolorosa memoria compiendo superficiali operazioni di mediazione o di riduzione delle colpe, personali o collettive. Non si deve mai dimenticare che il nostro paese adottò durante il fascismo, in un clima di complessiva indifferenza e con la complicità della casa regnante, le ignobili leggi razziste, già citate. Il capitolo iniziale del terribile libro dello sterminio che gli appartenenti alla Repubblica di Salò proseguirono con feroce durezza, collaborando attivamente con il Terzo Reich di Hitler alla cattura, alla deportazione e persino alle innumerevoli stragi. Ed ecco quindi che le parole scritte da Giorgio Almirante sulla difesa della razza, di cui era capo redattore, assumono i connotati di una netta ammissione di colpa, ignobile ed indelebile. Il razzismo, ribadiva il gerarca fascista nel 1942, appena un anno prima della sua convinta adesione alla Repubblica Sociale di Mussolini, piegata al servizio dell'occupante nazista, ha da essere cibo di tutti e per tutti, se veramente vogliamo che in Italia ci sia e sia viva in tutti la coscienza della razza. Il razzismo nostro deve essere quello del sangue che scorre nelle mie vene, che io sento rifluire in me e posso vedere, analizzare e confrontare col sangue degli altri. Il razzismo nostro deve essere quello della carne e dei muscoli e dello spirito, sì, ma in quanto alberga in questi determinati corpi, i quali vivono in questo determinato paese, non uno spirito vagolante tra le ombre incerte di una tradizione molteplice o di un universalismo fittizio e ingannatore. Altrimenti, proseguiva ancora Giorgio Almirante, finiremo per fare il gioco dei meticci e degli ebrei. Degli ebrei che, come hanno potuto in troppi casi cambiare nome e confondersi con noi, così potranno ancora più facilmente e senza neppure il bisogno di pratiche dispendiose e laboriose, fingere un mutamento di spirito e dirsi più italiani di noi e simulare di esserlo e riuscire a passare per tali. Non c'è che un attestato col quale si possa imporre l'alto al meticciato e all'ebraismo, l'attestato del sangue. Parole inequivocabili dell'esponente mai pentito di un'ideologia vocata alla morte, alla violenta sopraffazione nel nome della supremazia che si sarebbe esaltata nell'olocausto. Io credo che solo un artista poteva avere un'intuizione come questa, cioè porre dei cubetti di ottone con i nomi dei martiri e di coloro che hanno dato la vita per la libertà. Solo un artista lo può fare. Oltretutto, secondo me, le pietre di inciampo mandano messaggi potenti. La memoria, ma la memoria non può essere esercitata solo in queste occasioni, nelle commemorazioni. Le pietre di inciampo ci ricordano proprio perché sono diffuse laddove la gente passa quotidianamente. La memoria va vissuta ogni giorno, deve essere pratica quotidiana, anche perché le generazioni come la mia, ma anche quella che mi ha preceduto forse, diversamente non riescono a trasmettere alle giovani generazioni la memoria e la conoscenza di ciò che è stato il passato. E quindi ecco, solo un artista, ripeto,
ripeto, poteva avere questo tipo di intuizione. Quindi memoria come pratica quotidiana, questo secondo me è il primo dei messaggi delle pietre di inciampo. Il secondo, proprio per i nomi che stanno sopra le pietre di inciampo, ricordano la Shoah, lo sterminio di 6 milioni di ebrei deprivati di ogni bene, di ogni loro avere, ma non solo, soprattutto deprivati della loro dignità di essere umani, cioè non individuati con il nome, ma marchiati con i famosi numeri, come oggetti di un inventario che deve essere distrutto. L'altro è che insieme a questa tragedia, a questa aberrazione dell'ideologia nazista, ebrei, ma anche tanti altri, sono stati ricordati, rom, sinti, disabili, militari italiani dopo l'8 settembre, oppositori politici che non condividevano la dittatura e volevano e si battevano per la libertà, come i nostri grossetani che stanno scritti su queste pietre di inciampo: Aldo Bellucci, Italo Ragni e Giuseppe Scopetani. Erano tre antifascisti che si impegnavano nella lotta contro il fascismo. Furono arrestati e mandati nel campo di sterminio di Mauthausen. A Grosseto aderirono per primi al comitato, la definizione, al comitato militare provinciale, era un po' un antesignano del comitato di liberazione nazionale, insieme a Tullio Mazzoncini, e le loro riunioni venivano fatte proprio qui vicino a noi, nella via Mazzini, nella villa Mazzoncini. Si trasferirono poi a Magliano, a Campospillo, e lì furono arrestati. Scopetani fu arrestato a Scanzano, se non ricordo male. Dei tre solo Tullio Mazzoncini è ritornato, e abbiamo apposto la corona poco fa nel bassorilievo che fece apporre dal comune dell'atrio, appunto, del comune. Ricordare loro nel giorno della memoria credo che serva a avere memoria di tutti gli altri, di quegli eventi drammatici, tragici, e soprattutto ricordare le aberrazioni di due ideologie, la fascista e la nazista, che hanno come linea guida la violenza, l'oppressione di chi non condivideva le loro posizioni, cioè l'uccisione degli oppositori. Ecco, io credo che questo dovremmo riuscire, le istituzioni in primo luogo, ma ogni cittadino dovrebbe riuscire a ricordare questo e a farlo ricordare e a farlo conoscere ai giovani. Io devo dire, la giornata della memoria, ricordare questi tre antifascisti, naturalmente ringrazio tutti quelli che sono presenti, ma insomma, se ci fossero state qualche centinaio di giovani, io credo che sarebbe stato particolarmente utile, perché poi di giovane in giovane, attraverso le loro relazioni personali, non solo affidate ai social, probabilmente riusciremo a costruire di nuovo un tessuto che resiste ai segnali non positivi ai quali stiamo assistendo. Io credo quindi che sia importante la giornata della memoria, ripeto, come stimolo a praticare la memoria però ogni giorno. Grazie. Come Giovanni Paolo II, il Papa polacco venuto da lontano, ci invitò nel 2000, inaugurando il terzo millennio, alla purificazione della memoria, perché se non purifichiamo la memoria, quelle istituzionalizzate come questa che stiamo vivendo oggi non portano frutto. E questo invito lo fece affacciandosi all'Atlantico, all'oceano
quando in Africa chiese perdono non solo per la Chiesa, ma per l'umanità dei bianchi a quella tragedia che continua tutt'oggi nella segregazione di una razza colorata di nero. Ecco, purifichiamo la memoria. Oggi credo di non essere solo a vivere anche la difficoltà di questa celebrazione. E queste pietre d'inciampo mi fanno ricordare che la prima, in assoluto, fu proprio quel Cristo Signore che è ricordato dalla campana che ha suonato e che attraverso i secoli, per voce di chi lo rappresenta anche oggi, non cessa di chiamarci appunto a far sì che il nostro occhio e soprattutto il nostro cuore e i nostri atteggiamenti ci facciano vedere l'un l'altro come copie identiche di un'appartenenza fraterna che porta il DNA unico e assoluto di un'appartenenza di chi ci ha voluto figli e quindi fratelli tutti, da riconoscerci e volerci. Il mio pensiero va ad una giovinezza che mi ha permesso di conoscere anche questi fratelli ricordati da queste pietre d'inciampo, e mi fa ricordare anche come allora siamo stati cresciuti a fare le differenze e a far crescere dentro l'odio anche con i fratelli e gli amici cresciuti con noi, con le nostre famiglie, per l'unica differenza fittizia di una appartenenza altrettanto fittizia, ritenuta avversaria, nemica, fino a doverla completamente distruggere. Il richiamo dell'ex presidente della provincia a far sì che questo messaggio non cadesse sulle nostre orecchie ormai attempate e che tuttavia ha bisogno di selezionare quello che ascoltiamo potesse arrivare davvero ai nostri ragazzi per poterli riconciliare con se stessi, ma questo è necessario che parta già da un papà e da una mamma che si vogliono bene un per sempre e che avvertono la necessità di educare i propri figli al reciproco rispetto, alla reciproca accoglienza ed aiuto che oltrepassa le mura della famiglia, della casa, per ritrovarsi poi nella scuola e nel cammino che li porterà ad essere cittadini capaci di costruire una società dove la giustizia è fondamento
di quella pace che poi è il desiderio di tutti noi da costruire, che davvero questa memoria vissuta in un momento critico non solo della nostra Europa ma del mondo intero possa farci riflettere e assumere ciascuno, specialmente chi ha responsabilità istituzionali, di portare un contributo positivo in maniera che si condanni e si purifichi la memoria da ogni assolutismo che porta appunto alle tragedie che oggi noi ricordiamo ma che tuttora costellano la nostra contemporaneità. Buona giornata a tutti nella mestizia di un ricordo e di una condivisione del presente. Questa è la bandiera di Comora. Forse.